Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Sono la dottoressa, insegnante di yoga e naturopata Beatrice e in questo video voglio parlare di un argomento che mi sta moltissimo a cuore e che penso che sia davvero importante discutere. Si tratta di regolarizzare gli ormoni, in particolare gli ormoni nelle donne. Sì, perché anche nel mio studio vedo tantissime pazienti con problemi di ciclo doloroso, ciclo irregolare, cicli che scompaiono, oppure ancora infertilità, disturbi dell'umore, donne in menopausa che lamentano tantissimi problemi legati appunto a questo cambiamento ormonale nel loro corpo. Sappiate che nulla di questo è normale. La natura non ha previsto che i cicli siano dolorosi o irregolari o che la menopausa sia vissuta con un peso e con tante fatiche e sintomi fisici. Quindi capite bene che se ci sono delle problematiche a livello ormonale, significa che i nostri ormoni hanno bisogno di un aiuto extra. In questo video voglio condividere con te 5 efficacissimi modi per prenderci cura dei nostri ormoni e stare davvero bene in armonia con noi stesse, con la nostra femminilità, con il nostro ciclo o con il nostro momento della vita ormonale della donna, senza per questo dover ricorrere a terapie ormonali, sia che sia la pillola, che ormai tutti dicono prendi la pillola. Questa cosa che i ginecologi la prescrivono come l'acqua, senza parlare di tutti gli effetti che fa, in primis che atrofizza la naturale capacità del corpo di produrre gli ormoni da sé, è qualcosa che davvero mi lascia un po' perplessa. Quindi prendiamo carta e penna e cominciamo subito dal modo numero 1. Come dico sempre nei miei video, guardate alla vostra alimentazione. Perfezioniamo l'alimentazione, in particolare per chi soffre di disturbi ormonali, di alterazioni del ciclo, eccetera, occorre cercare di limitare il più possibile i cibi processati, i cibi pieni di pesticidi, e quindi è bene cercare di favorire un'alimentazione biologica con cibi freschi e vitali. In particolare, super consiglio di eliminare completamente la carne, tutti i tipi di carne e i latticini. Ma perché? Dovete sapere che ormai gli animali di oggi sono super stimolati con tantissimi tipi di ormoni, mangiano tantissimi antibiotici e mangimi con tanti pesticidi, e quindi nelle loro carni, nelle secrezioni appunto mammarie delle mucche, si concentrano tutte queste sostanze che vanno totalmente a sballare non soltanto il nostro sistema ormonale, ma anche la nostra microflora intestinale. Anche se non te la senti di passare completamente a un'alimentazione 100% plant-based, prova anche soltanto a ad eliminare per 2-3 mesi tutte le carni, tutti i latticini e poi vi ringrazierai. Passiamo al consiglione numero 2. Eliminate dalla vostra casa tutte le sostanze tossiche. La gente non si rende bene conto di quanti interferenti endocrini pazzeschi si trovano nei normalissimi prodotti per la pulizia domestica, nei cosmetici, nei profumi, negli smalti, nei deodoranti, negli shampoo. Cercate sempre l'alternativa naturale, senza parabeni, senza solfati, senza siliconi, senza tutte quelle sostanze industriali chimiche che vanno a interferire profondamente con il nostro sistema ormonale, che è molto sensibile a questo genere di sostanze. Ti invito a guardare dei video o ad acquistare dei libri in cui si impara ad autoprodursi i profumi, ad autoprodursi i saponi, ad autoprodursi anche tutti i detersivi, detergenti per la casa, o semplicemente a scegliere quelli specificatamente vegetali o comunque più naturali possibile. Lo sapevate che nei deodoranti sono stati trovate delle sostanze che sono 100% cancerogene e in tutti i tumori al seno, sia benigni che maligni, sono state trovate queste sostanze che vengono applicate, se ci pensate, direttamente nella zona seno, proprio sotto le ascelle. Un'alternativa può essere semplicemente mettersi degli oli essenziali per profumare, oppure magari usare questi deodoranti naturali, per esempio l'allume di rocca. Consiglio numero 3. Guarda bene al tuo sonno e al tuo livello di stress. Durante il sonno il nostro corpo massimizza la produzione degli ormoni, in particolare di tutti quegli ormoni ringiovanenti, rigeneranti e benefici per il nostro corpo. È veramente fondamentale quindi dormire almeno 8 ore ininterrotte a notte. Se sentite che dormire vi risulta molto difficile, non riuscite davvero a liberarvi dello stress, dovete assolutamente fare caso a quante ore, soprattutto di notte, passate davanti a televisione o schermi, quindi cercate di ridurre al massimo fino alle 8, 8 e mezza, 9, proprio per esagerare, il tempo dedicato allo schermo e magari dedicarsi a fare un pochino di yoga rilassante oppure leggere un buon libro, farsi una tisana e una chiacchierata con qualcuno. Il cortisolo e gli altri ormoni, le molecole infiammatorie dello stress, vanno ad aggredire e interagire negativamente in modo molto pesante sulla produzione ormonale del nostro corpo e appunto vanno a influire anche negativamente sulla qualità del sonno, e il sonno è un momento
importantissimo per il nostro sistema endocrino per rigenerarsi e appunto produrre gli ormoni giusti. Consiglio numero 4. Fai esercizio fisico. In particolare ti voglio suggerire di fare lo yoga ormonale, che è una pratica proprio scientificamente studiata che semplicemente facendola 2-3 volte a settimana, fino a 5 volte a settimana, in pochissimi mesi, veramente già nel giro di 2 o 3 mesi si vedono dei risultati veramente meravigliosi. Nel libro, che vi consiglio anche di comprare se volete, di Dina Rodriguez, che è stata un po' l'ideatrice del metodo dello yoga ormonale per la salute della donna, ci sono tantissimi report di casi di donne sia che soffrivano di infertilità, ovaio policistico, disturbi della menopausa, eccetera, eccetera, che hanno proprio visto dei benefici immensi nella produzione ormonale che si riattiva anche dopo i 60 anni e sono stati in grado anche di togliere medicinali e le terapie ormonali che prendevano proprio per cercare di avere miglioramenti nei loro sintomi. Io organizzo classi di yoga ormonale ogni sabato mattina, potete seguirli con me registrandovi su Zoom e chiedendomi il link, oppure chiedendomi le registrazioni per praticare in ogni momento, quando volete e come volete. Il quinto consiglio e l'ultimo è quello di assumere, comunque sotto consiglia del vostro medico o del naturopata, del medico olistico che preferite, di riferimento che avete, delle erbe e delle tisane che possono andare comunque a regolarizzare la produzione degli ormoni. In particolare io consiglio sempre l'olio di enotera o comunque quello di borragine, che si assume tranquillamente in capsule, ne basta una al giorno, oppure ci possono essere delle fantastiche tisane come quelle delle foglie di lampone rosso, ma in generale scegliete sempre rimedi su misura per voi e per le vostre esigenze, per la vostra costituzione particolare, e quindi per questo vi consiglio eventualmente di mandarmi una mail, di contattarmi anche senza impegno per fissare un appuntamento insieme e scegliere il percorso migliore su misura per te. Ti ringrazio per avermi seguito fino a qui, spero che questi consigli ti possano essere utili, lasciami un like e grazie per esserti iscritto al mio canale per ricevere ogni settimana nuovi video su salute, benessere, yoga e tanto ancora. Ci vediamo al prossimo video, ciao!